E benvenuti in questo nuovo video. In questo video vi mostrerò alcuni outfit per la scuola, così per darvi delle idee, perché io alla mattina non so mai cosa mettermi personalmente. Oggi è stato il primo giorno di scuola e ho indossato il primo outfit che vi ho mostrato in questo video. E questo video è in collaborazione con 21 Buttons. Per chi non la conoscesse, è un'app molto semplice da usare. In pratica voi potete postare le vostre foto e taggare i capi che usate, e da questa app potete direttamente acquistare i capi oppure salvarli. Tra l'altro ho postato tutti gli outfit che vedrete in questo video, quindi prima che andate a commentare dove hai preso questo, dove hai preso quell'altro, io vi dico che ho postato tutto su 21 Buttons, quindi andate a seguirmi, questo qui è il mio nome. Ho voluto anche farvi una sorpresina, cioè un contest in cui potete vincere un buono da 50 euro da Bershka e 50 euro da Pull & Bear. Quindi se volete partecipare a questo contest basta iscrivervi al mio canale, lasciare un commento e seguirmi su 21 Buttons, dove vi verranno mostrate appena entrate sul mio profilo le informazioni per partecipare a questo contest. Spero che questo video vi piaccia e che lo troviate utile. La mia scuola ha un regolamento sui vestiti abbastanza duro rispetto ad altre scuole, però non è neanche troppo severo, diciamo. Ho cercato di mettere comunque vestiti che coprono le spalle, non lasciano la pancia fuori, jeans strappati o cose del genere che a scuola mia non vanno bene. Invece per chi a scuola appunto può mettere certi vestiti, ho messo anche alcuni outfit di quel tipo. Però considerate che io sono molto alta, ormai tutte le magliette sono corte su di me. Io vi mando un grande bacio e vi lascio al video. Questo qui è il primo outfit, è molto molto semplice, la maglia è blu scuro con una scritta davanti, mentre i jeans sono dei semplicissimi jeans ma con la particolarità di avere appunto questa riga rossa di lato su tutta la lunghezza. Anche questo outfit è molto molto semplice, la maglia a me sta un pochino corta per la mia altezza appunto, ma non dovrebbe stare così. Ci ho messo sopra una camicia a quadri che rende il tutto un po' più carino e potete anche legarla se volete oppure toglierla. Davvero potete, questo outfit è molto versatile, diciamo. Il terzo outfit è molto molto comodo, non è proprio stupendo, però mi rendo conto che stare tante ore a scuola a volte è stancante, stare vestiti tipo con cose strette o cose del genere, quindi ho messo questi pantaloni super super comodi, la maglia pure e una giacca in jeans sopra. Cosa sto facendo? Smettila, sei imbarazzante. Il quarto outfit invece è un po' tipo gang, sembro una della gang. Cosa sto facendo? È imbarazzante. Quando parto su una io sono sempre così purtroppo. Vabbè, comunque ho messo questi pantaloni... Basta! Ho messo questi pantaloni... Perché? Qual è il mio problema? Ho messo questi pantaloni militari che sono super super carini e soprattutto comodi, e questa maglia invece che è un po' corta, quindi se a scuola vostra non è consentito non mettetela ovviamente, ma comunque sicuramente venderanno versioni più lunghe o simili. Basta! Outfit numero 5! Ah, questo qua, sì, figo, me lo ricordo. Allora, questo qua è uno dei miei preferiti, è stra figo secondo me. E in pratica questa salopette nera, che adoro, l'ho presa a Londra, e questa tipo felpa, tipo cropped, mamma mia che pronuncia, che potete mettere appunto in tanti modi, potete tenere la salopette giù, togliere i risvoltini sulle maniche e cose del genere. Ancora. Non se ne può più. Qualcuno la fermi, basta. Ok, quindi questo qui è anche abbastanza comodo e secondo me ci sta per la scuola. Poi outfit l'ultimo, il numero 6, è quello più comodo di tutti e anche il più semplice. Ho questa maglia con questa scritta davanti e il cartellino non l'ho dimenticato attaccato, è fatta così la maglia. E poi ho questi leggings che sono super super comodi da usare a scuola. Spero che questo
questo video vi sia piaciuto lasciate un pollice in su e non scordatevi di commentare e iscrivervi al mio canale. E nulla, noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!